Ciao ragazzi, è un sacco che non registro un vlog, ma non ho pescato praticamente niente. Oggi siamo in Arno, siamo a fare la pescata con le Fahim Liver. Sono le palline Freedom, diciamo che preferisco nel periodo invernale, anche se non le avevo mai utilizzate più di tanto. Ora ho fatto una sessione di pasturazione preventiva per qualche giorno, non tirando tanti chili di boilies perché comunque il pesce è abbastanza attivo e non lo volevo rischiare di saturare, ma il giusto per portarsi sotto i pesci, e vediamo un po' come andrà. Eccoci qua ragazzi, primo pesce di oggi, partito su una 20 affondante Fahim Liver. Non un pesce enorme, anzi un pescetto, ma estremamente divertente. Un bel combattimento, finalmente è arrivato il freddo e ho potuto ritirare fuori le canne. Sono veramente felice di essere tornato a pesca, perché era tanto, ma veramente tanto, che non pescavo. E niente, piccola pasturazione preventiva con appunto le Fahim Liver e subito un pesce. Lo rilascio e mi rimetto in pesca. Un altro pesce, sempre taglia medio-bassa e leggermente più grande di quello prima, completamente di un'altra tonalità di colori e una bocca completamente diversa. Prima molto fine da sabbia, ora da rocce, partita sempre sulla 20 singola affondante delle Fahim Liver. Pesci che adorano queste palline in questo momento. Canna è sempre la solita, rilanciata, e dopo 20-25 minuti è ripartita. Veramente un bel pesce, sono estremamente felice di questa cattura. Bella, un combattimento bello attaccato sul fondo. Stiamo pescando su delle profondità un po' importanti per il fiume in questione. Bene, bene così. Ora gli do una disinfettatina e la rilascio subito.
Buongiorno ragazzi, mattinata cominciata da un po', perché un bel salto. Mattinata cominciata da un po', mi sono dovuto un attimo svegliare, non ero molto abituato a fare le notti, era un bel pezzo che non ne facevo una, penso da quest'estate. E niente, praticamente ieri sono arrivato, ho montato e ho fatto quasi subito un pesce, anche discreto, un bel combattimento. Eccoci qua ragazzi, primo pesce della serata, sempre caduta su una 20 affondante al liver, fucking liver. E dai, sono in pesca da circa un'oretta e mezza e questo è il primo risultato. Speriamo che sia il primo di una lunga serie, però insomma attività ho visto che ce n'è stasera. Incrociamo le dita dopo questa cuffata, però meraviglioso questo pesce, bello bello bello. Lo rilascio e rilancio subito la canna. E dopo poco è ripartita la stessa canna e purtroppo ho slamato il pesce. È stato un momento in cui stavo preparando la cena e quindi la dovevo spostare dal fuoco perché sennò piccia l'avrebbe mangiata, e ci ho messo un po' a arrivare sulla canna e l'ho slamata. Dopo circa 2-3 ore sono iniziati a partire i gatti, che non mi hanno lasciato tregua. Soprattutto la cosa che non mi preoccupava non è che la canna che partiva, che comunque dovevi scendere, prendere il pesce, slamarlo, ricaricare il PVA e rilanciare, erano le canne che sentivo dei bip singoli, perché andavano controllate ripetutamente per essere sicuri che fossero in pesca. Alla fine, per stare tranquillo, montavo 3 inneschi hard delle Beautiful Monster, perché comunque mi davano la tranquillità di rimanere in pesca. E così è stato, ho messo questi 3 inneschi e mi sono messo a letto. Verso mezzanotte ho avuto un'altra partenza a centro fiume, ma anche questa, cioè ragazzi, ci ho messo veramente una vita a uscire di tenda e l'ho slamata. Quindi diciamo non ero molto preso bene, e anzi, che altro poi era una notte di luna piena e di vento freddo, cosa che non c'è stata in questi giorni, infatti non ho avuto altre partenze per tutta la notte. E questo mi aveva veramente fatto rosicare, perché viene a pesca per le partenze, ovviamente, viene a pesca per fare i pesci. Ho dormito, sì, quello, ho dormito anche bene, però ecco, tra i gatti, lo sporco, così, sì, non ho avuto un sonno di quelli super riposati, però avrei voluto qualche carpa in più. Poi alle 7:15, 7:30 è partita la canna che avevo messo a 1,5 metri da riva, partita molto forte, e è stato veramente un bel combattimento, e che ho detto vai, l'ho fatta, un pescione. Invece una bellissima torpedo, non enorme, ovviamente un pesce dalla taglia media dell'Arno, e nulla, va bene così. Una bocca enorme, è partita a 1,5 metri da riva, avevo provato a mettere una canna sotto tra i sassi. Penso sia stato uno dei combattimenti più tosti, te lo giuro, non riuscivo a staccarla dal fondo, non riuscivo a girargli la testa, e nei primi 20 secondi di combattimento mi ha preso una 60 metri di filo, perché boia, assurdo, veramente bello. È stato estremamente divertente, un bellissimo pesce tra l'altro, proprio come forma e livrea, anche se di qua è un po' messa peggio, però wow, bello, bello, essere svegliati da un avvisatore è meraviglioso. Ora è arrivato anche Yuri sull'altra sponda e niente,
aspettiamo un altro po' e vediamo cosa succede. Comunque, il fiume mi ha regalato ciò che doveva regalare e niente ragazzi, si parte con una nuova avventura e vedrete il prossimo.